Allora, siamo con Denilson Manzali, tanta delusione per questa sconfitta perché avete dato veramente il 100%. La delusione è tanta perché eravamo su 3-1, siamo riusciti a riprendere la partita 3-3, poi abbiamo preso quel due gol lì, diciamo, sfortuna che ha tolto un po' le gambe della nostra squadra. Nel momento che eravamo migliori nella partita, dopo 3-3, però il calcio a 5 è così. Complimenti a loro che hanno vinto e adesso possiamo fare niente. Tu sei stato un grande protagonista di questa partita. Prima parliamo dell'episodio meno positivo, ma che è successo sull'autorete di Zancanaro? Tu hai calciato tu addosso a lui praticamente? No, diciamo che sono venuto lì a fare la copertura e ho calciato per buttare la palla fuori, ma ha preso i piedi di Zancanaro e è entrato lì. Come ho detto, è la sfortuna che non possiamo fare niente. Quando prendiamo gol così si vede che alla fine la partita non portavamo a casa. In una super partita come questa abbiamo detto che praticamente era una partita di Serie A2, anche se era una Coppa Italia di Serie B, comunque si è visto sempre un grande Manzali, sei entrato in campo, subito 3 occasioni da gol, una grande parata di Zanatta, ma hai fatto 2 gol. Diciamo che quando sto in campo cerco di dare il 100% per aiutare i miei compagni. E il gol, diciamo, è frutto del lavoro, che lavoro tutta la settimana per cercare di arrivare in partita e stare bene. Però devo fare complimenti alla società Orte, alla Cascina Orte, a tutti i giocatori che hanno, diciamo, onorato questa manifestazione con i cuori, con tutta la grinta possibile. Peccato per questa sconfitta, però la stagione dell'Orte è decisamente positiva, promozione diretta, primo posto nel girone più difficile, quindi niente da rimproverarsi. No, niente da rimproverarsi, è una stagione, diciamo, indimenticabile, perché siamo partiti per fare playoff e poi abbiamo vinto il campionato meritatamente con una giornata di anticipo. Penso che Orte ha fatto una grande stagione e speriamo che la prossima stagione sia bella come questa. Ok, grazie mille. Grazie. Grazie Nilsson.